Bentornati nella VR Zone con le notizie VR della settimana. Sì, doveva uscire prima, ma non ci sono riuscito a causa della recensione di Unplugged. Che ricordo che se non avete ancora visto potete recuperarlo qui sopra o nella descrizione, o addirittura a fine video. Grazie per chi ci farà un salto. Ad ogni modo, sembrerebbe che Facebook stia per cambiare nome. È veramente una cosa epocale. Famosa per i social media e la pubblicità, l'azienda blu sta attuando nuove strategie per concentrarsi nel metaverso. Beh, oddio, magari anche per togliersi la brutta pubblicità dietro il nome Facebook. Vedremo anche il Vargio Areo, un nuovissimo visore a realtà virtuale che ha uno schermo senza pari. È veramente eccezionale. E tra le varie cose vedremo anche gli investimenti assurdi fatti su SideQuest, che ricorda uno store esterno dove poter scaricare giochi e app. Anche che tutti i giochi VR disponibili sullo Steam Deck sono stati segnati come non supportati. Ma questo non vuol dire che tu non li possa provare. E le nuove funzioni aggiunte su Virtual Desktop. Insomma, che stiamo aspettando? Iniziamo. Secondo la casata giornalistica The Verge, Facebook starebbe per cambiare nome nei prossimi giorni. O più probabilmente direttamente al Facebook Connect, che avverrà il 28 ottobre. Il nuovo nome dell'azienda potrebbe essere annunciato prima del Connect, ma che comunque Mark Zuckerberg ne parlerà solamente durante la conferenza. Secondo The Verge, infatti, il cambio è necessario per mostrare al mondo la loro grande ambizione più che per i social media e le cose negative che li circonda. Un po' come ha fatto Google nel 2015, portando tutti i loro prodotti e servizi sotto una nuova enorme compagnia chiamata Alphabet, non essendo più solo il motore di ricerca di Google, ma molto altro. E qui avremo una situazione molto simile, portando prodotti e servizi come il social media Facebook, WhatsApp, Instagram e chiaramente anche Oculus sotto un unico tetto, di cui però non abbiamo ancora un vero e proprio nome. Volendo segnare con più decisione che ormai non è solo il social media Facebook. The Verge aggiunge che il nome è ancora ed è stato un segreto, lasciandolo sapere solo a vari senior, speculando anche che possa collegarsi a Horizon, un po' come il cambio di rotta anche nei nomi di Horizon Worlds, togliendo la parola Facebook appunto, e la nuova piattaforma di lavoro remoto, Horizon Workrooms. Aggiungo che ad inizio settimana Facebook ha annunciato di assumere oltre 10.000 persone in tutta Europa per lavorare specificamente nel metaverse. Vi dico la mia, ciò che sta per accadere è qualcosa di epocale, soprattutto perché il metaverse sarà il futuro delle nostre vite. Questa mossa da parte di Facebook è chiaramente per farsi notare con molta più forza. La cosa interessante è che fin da subito si è pensato che possa essere anche un modo per alleggerire il peso, in modo massiccio aggiungerei, dalle critiche e dai mali che circondano l'azienda, tipo le indiscrezioni sulla privacy che tanto fanno discutere. Ad ogni modo, tra i vari annunci che stiamo aspettando per il Facebook Connect del 28 ottobre, si aggiunge questo fantomatico nuovo nome. Ho veramente troppo hype per questo evento. Non vedo l'ora. Annunciato per giovedì 21 ottobre sull'account Twitter della Vargio, veniva mostrato questo messaggio: Vargio for all. E per quanto sembrava che questo visore fosse mirato per le aziende, questo messaggio portava le aspettative ad un altro livello, ovvero un visore PC VR per il mercato consumer, ossia noi. Purtroppo poi si è rivelato essere uno slogan inesatto. Invece che Vargio for all, sarebbe stato meglio Vargio per chi ha un grande portafoglio, dato che costa circa 2000 euro, forse qualcosina in meno in Europa. Ma questo prezzo non include né i controller né le basette per il tracking. Ora, penso che la maggior parte di noi non riuscirà a prenderlo, ma quello che possiamo fare è vedere dove vanno a finire tutti questi soldi e ammirare che razza di macchina sia. Veramente spettacolare. Un display LED Dual Mini con una risoluzione di 2880x2720 per occhio, 90 Hz di refresh rate, la regolazione del IPD automatica, ovvero la regolazione della distanza degli occhi, e addirittura l'eye tracking. E con questo possiamo assicurarci che il prezzo è ben messo. Letteralmente il meglio del meglio. Dalle prove emerse dalle varie casate giornalistiche e content creator è sempre stata rimarcata una cosa, che la qualità e la chiarezza con cui si vede è qualcosa di clamoroso, togliendo definitivamente l'effetto screen door. In sostanza, l'effetto screen door è quella griglia che si vede quando ti avvicini troppo a uno schermo, vedendo delle linee tra i pixel. Insomma, è il problema secondo me più grande che ha il mondo VR attualmente. L'eye tracking serve anche a ridurre le prestazioni necessarie, dovendo renderizzare alla massima della qualità solo ciò che i tuoi occhi stanno puntando.
lasciando a bassa qualità le zone periferiche che non puoi vedere con chiarezza. Vorrei provarlo un sacco, anche perché non ho mai avuto in mano una tale qualità, soprattutto in un visore PC VR. Tanta roba. ZQuest, pubblicato nel 2019 a pochi giorni di distanza dall'uscita dell'Oculus Quest, ora conta con più di 1 milione di utenti attivi al mese. E mentre Facebook inizia a aumentare la sicurezza e la cura delle app e giochi in arrivo sullo store di Oculus, ZQuest offre immediatamente un enorme quantitativo di app da usare nel tuo Oculus Quest, ora accessibile anche attraverso l'App Lab. Inizialmente con un investimento da $650,000, si è passati in quest'ultimo anno ad un investimento di ben 3 milioni di dollari, arrivati grazie al gruppo di investitori ProFounders. Questo aiuterà molto gli sviluppatori a creare nuovi contenuti VR e la possibilità di ricevere molti feedback dagli utenti, senza contare dell'uso di OpenXR, così da poter sviluppare multipiattaforma. Qui ragazzi vinciamo tutti, più soldi per gli sviluppatori significa molte più app e giochi fantastici pronti per essere provati. Lo Steam Deck, ovvero la nuova console portatile casa Valve, ha segnato automaticamente come non supportato tutti i giochi provenienti da SteamVR. Però ciò non significa che tu non li possa provare. Attraverso il nuovo sistema chiamato Deck Verified permette di aggiungere delle etichette ad ogni gioco, come per esempio per essere sicuri che un determinato gioco venga eseguito senza nessun problema nello Steam Deck. Tra le varie categorie c'è anche quella Unsupported, ovvero non supportato, assegnata a tutti quei giochi che non sono stati pensati per girare su questa console. Chiaramente se un gioco può essere giocato anche senza il supporto a realtà virtuale, non sarà incluso in questa lista. Ma come detto, il fatto che non sia supportato non vuol dire che tu non li possa provare. Infatti, come già vi avevo riportato in qualche video scorso, la Cloudhead Games aveva mostrato come girasse il loro gioco Pistol Whip, anche se era possibile vederlo solo nello schermo dello Steam Deck, e non nello schermo del visore. Chiaramente non bisogna considerare, almeno per ora, lo Steam Deck come un dispositivo portatile a realtà virtuale. Ma ciò non vuol dire che non possa nascere qualcosa di particolare. D'altronde non mi aspetto nulla di diverso, sapendo che con molta probabilità uscirà un visore VR portatile stile Oculus Quest 2 di Valve, e lì sì che ci potremo divertire come dei matti. Basato sulla tecnologia di AMD per il contrasto e l'aumento della chiarezza degli artefatti digitali, Virtual Desktop porta un miglioramento netto alla qualità grafica dei contenuti VR, grazie a una nuova funzione che permetterà di migliorare la chiarezza di artefatti che sono più sfocati, lasciando zone che sono già chiare e distinguibili intatte. Godin, creatore di Virtual Desktop, ritiene che questo migliori la qualità delle immagini in modo considerevole in giochi VR, riuscendo a sistemare un po' il problema della compressione video, dato che il Wi-Fi non ha sufficiente banda per mandare frame non compressi. Questa nuova impostazione è disponibile con il nome di Sharpening e la si potrà trovare nelle impostazioni dal 0% fino al 100%. Godin consiglia di metterlo al 75%, anche se alcuni utenti dicono di preferire anche meno. Insomma, Virtual Desktop ancora una volta cerca di stare dietro alla sua controparte Air Link di Oculus, che proprio nell'ultimo aggiornamento V33 aveva aggiunto una funzione molto simile. Ed eccoci alla fine di questo video. Le notizie di oggi sono finite, e se non siete iscritti al canale mi piacerebbe tanto che lo faceste. Soprattutto se anche a te piace un sacco il mondo VR, AR, insomma, il mondo XR. E se siete già iscritti vi ricordo che potete accendere la campanellina, così da essere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Trovate sulla sinistra la recensione di Unplugged e sulla destra la playlist delle notizie VR. Se sei in hype come me, ci si sente con altri nuovi video. Ciao a tutti!